A Forlamar e sto andando in una botteghina. Una botteghina dove io trovo, botteghina per modo di dire, perché non è tanto ina, però dove io trovo tutta la mia robina per il mangiare da pottina come sono quando mi metto a sedere a mangiare. Si chiama Family Market e ora vi ci porto. L'avenida Bolivar a Forlamar, si prende la Jelangel, che è la zona quella delle pottine, dove ci sono i ristorantini più bonitos, dove il mio amico loco Andrea Berretti direbbe dove c'è la movida della isla. Vabbè, comunque sa, ci sono i ristoranti per i più bellini, più organizzati, dove c'è la musichetta, dove c'è gli hamburger, dove c'è un po' di vita la sera, tutto lì. E qui a metà di questa playa, Langer, c'è questo edificio, ora io mi fermo proprio qui, che si chiama Family Market, che è dove io una volta alla settimana più o meno vengo a buttar via un po' di soldi, ma d'altra parte i soldi che uno si mangia, nel vero senso della parola, nel mangiare, non sono mai buttati. Per cui ora vi porto dentro a vedere, va bene? Ci siamo dentro a Family Market. Questo è il luogo dei miei peccati. Il luogo dei miei peccati. Il grana padano a $30 il chilo. Le linguine di vela 1,29. Però alla fine si incontra tutto, e sono tutti prodotti che più o meno sono prodotti che ci servono per cucinare quella che è la cucina nostra, la cucina italiana. Quindi questi era la casereccia, pomodorini. Arreglare la pasta de cecco, più si va su con la qualità e più si va su con il prezzo. Qui per esempio 500 grammi siamo a $2,50, la pasta rummo 500 grammi siamo a $2,20, la pasta barilla $2,50 chilo, per poi andare alle follie che siamo attorno a Rio Mare a $8. Però ripeto, è l'unico posto dove uno può comprare. Qui siamo all'olio, una bottiglia di olio extravergine d'oliva normale, sconosciuta, almeno a me sconosciuta, sono $17. Ci sono veramente delle cose che sono incredibili. L'uva a $10 il chilo è una roba che non ci credo ancora. Poi siamo al mio caffè, che io il caffè però lo sto cercando e non lo incontro, perché sto cercando le cialde. Le cialde. Eccole qui. No, eccole. Le mie cialdine preferite.
Ve l'avevo detto, la spesa del sabato mattina è una spesa che non è una spesa, è una ricerca di piccolissime pottate, che sono quelle che mi fanno stare bene tutta la settimana, un pochino oggi, un pochino domani. Mi dà conto che l'aceite del girasole italiano da un litro costa la metà dell'aceite di soia venezolana.